a tutti, lui Luis e lei Sophie, e insieme siamo il Mac contro te. Allora ragazzi, siamo tornati come vedete nella stanza. Sophie dovrebbe essere qui da qualche parte, ma non riesco a vederla, forse sotto il letto. Dove sei finita, Sophie? Arrivo! Arrivi dove? Dai, sbrigati che tra poco arriva Piggy. Sì, hai ragione, non sono io Piggy, sono lì nella stanza con te, adesso sto arrivando, dammi un attimo. Ma che c'è Piggy? Dobbiamo scappare, ti sei dimenticata già questo gioco? Praticamente noi siamo questi due personaggi e dobbiamo scappare da questa specie di maialino arrabbiato con una mazza che ci vuole colpire e bastonare. Sì, infatti, che strano, vero? In realtà la cosa più strana di tutte è che sono soltanto io in questa stanza. Di solito siamo in due, cioè insieme a me c'è anche Sophie. Solo che non capisco perché stai perdendo tempo. Hai trovato per caso un nascondiglio segreto? Sì, sì, ho trovato un nascondiglio segreto. Cavolo, ragazzi, è comparsa la mazza! È comparsa la mazza! Ed ecco qui! Ti prenderò! Aspetta, sto arrivando! Sophie, non so dove cavolo sei finita, dove ti sei cacciata, ma so solo che c'è Piggy in giro! Lui, ma ancora non l'hai capita, sono io, Piggy! Sono io che ti sto rincorrendo, sono Piggy! Non mi toccare! Con la mia mossa, arrivo e tam! Ti ho ucciso! Tu eri Piggy? Proprio così! E stava troppo divertente, rifacciamolo! Sono felicissima, sarò di nuovo Piggy, verrò da te e ta-tam! Ma com'è possibile che tu eri Piggy? Quindi Piggy sei stata tu fin dall'inizio? Ma no, l'altra volta Piggy era qualcun altro, stavolta invece ero io! Ah, sì, eri tu Piggy l'ultima volta? Ehi, aspettate, perché io non sono Piggy? Non lo so, io non sono di certo Piggy, ragazzi. No, stavolta è lui. Sono io, già, hai capito bene. Tra qualche secondo scade il timer e ti verrò a cercare, prenderò il mio colpo a bastone. Aspettate, mi devo nascondere, devo trovare un nascondiglio. Non mi troverai, Piggy lui. Nasconditi bene, perché sto arrivando. Sei svegliato, aiuto. Oh. Non mi troverai, lui, non mi troverai, te lo dico. Anzi, cosa fai? Odore di carciofina. E qualcosa mi dice che è dietro questa porta. Sto arrivando, sono il Peggy. Oh no, corro. Devo scappare, ragazzi, aiuto, non scappo. Dove vado? Ho aperto la porta e mi si è spiaccicata, sono rimasta bloccata. Ma che fai dietro la porta, non ti? Aiuto! Certo che se era un nascondiglio sarebbe stato perfetto, perché lì non l'avrei visto mai. Infatti, vieni qui, no, devo nascondermi. Ma questa casa è gigante. Ti sto cercando e ti prenderò. È inutile che scappi, non collere. Aiuto. Non devi collere, dove sei finita? Vieni subito qui. Non mi troverai mai. Ehi, ragazzi, ma... dove sei cacciata? Non mi vedrai mai. Vieni a prendermi se ci riesci. Sì, ma non devi nasconderti, ecco, perché io ti troverò. E quando ti troverò sarà peggio per te, perché se mi farai arrabbiare, quando ti troverò sarò ancora più arrabbiato. Sì, certo, lui. Intanto io sono bella tranquilla nel mio nascondiglio. Ma non ti devi soltanto nascondere, devi anche trovare le chiavi per uscire da qui. Non mi hai visto, non ci posso credere. Dove sei? Dove cavolo sei? Dove sei? Ti ho trovato, ti ho trovato, piccola bambina. Adesso arriverò e ti mangerò, perché sono un maialino e ha fame di bambina. Non è vero, io non sono buona da mangiare, lui. Ho un sapore un po' acidognolo. È inutile che scappi, continua a scappare, basta, fermati. Oh, ma qui qualcuno ha trovato una chiave. Dove sei? Fammi vedere questa chiave. Non ti farò vedere niente, lui. Guarda qui. Brutto maialino. Come permetti, brutto maialino? Dove hai trovato quella chiave? Ridammela subito. Aspettate, è mia. Guardate, avevo visto una porta con un lucchetto verde. Ecco, così l'ho trovato perfetto. Hai aperto un'altra porta. Esatto. E ho trovato un'altra chiave. Oh. Aiuto. Aspetta, devo scappare. Ma che vieni qua? Ma figurati se vengo da te. Fammi vedere quella chiave. Cioè, vuoi controllo io cosa apre quella chiave? Basta che me la fai vedere un attimo. Devo cercare il lucchetto rosso, ragazzi. L'avevo visto. Quando cerchi qualcosa non la trovi mai. Dove ti sei cacciata? Guarda che il tempo sta per scadere. Eccoti. Devo salire su. Dove sono le scale? Non le trovo. Ma dove vai? Non trovi lì le scale. Qui c'è un lucchetto, ma è verde acqua. Sei andato fuori per caso? Sì. Qui nel giardinetto? Sono nel giardino. C'è un freddo che non vi dico. Arrivo, sono quasi. Devo salire su, devo andare su,
vado su. Sì, ma qua piglia lentissimo, ma come faccio ad arrivare a prenderti? Vado, secondo piano, sì, qualcuno ha aperto un'altra porta. Hai aperto un'altra porta, ma come ci sei riuscita? Guarda, impara, adesso la chiave, sì, ho preso quella verde acqua, devo andare in giardino. Io intanto prendo pure questa chiave, la nascondo, la levo perché non vorrei che poi la riapri. Corri, Sophie, corri, devi uscire fuori. Arrivo, guarda, mi lancio dalle scale. Secondo me non ci riuscirai a prendermi. Mi sono incastrato. Arrivo subito, aspetta, fammi controllare. No, ma come si esce? Non mi ricordo più. Ma manco io me lo ricordo, mi sono incastrato. Ma questa casa è un labirinto, sono dietro di te. Paura. Come sei dietro di me? No, niente. Ma dove sei? Figurati. Sofì, io ti vedo gironzolare dalla finestra. Ma... No, non ti vedo. Ciao. Ragazzi, ma da quando in qua Piggy deve aiutare anche i giocatori a trovare l'uscita? Aiutami, voglio vedere cosa c'è dentro quella porta. Anche io lo voglio vedere, per questo non ti sto colpendo. Vieni qua, apri sta porta. Ok. Ecco, bravissima. Prendi adesso quello che c'è qui dentro. Un martello. Prendi il martello e prendi anche la chiave. No, sì. Prendi prima il martello. Ok, andiamo col martello nella porta d'ingresso. Vieni. Ragazzi, alla fine mi tocca aiutarla, perché è una carciofina e non sa neanche dove deve andare. Però devo dire che anche se mi stai aiutando sei sempre inquietante. Questo Piggy che si muove così sinuosamente sembra un fantasma. Fai veramente paura. Guarda, non mi provocare perché è un secondo che io ho Zazank. No, aiutami. Allora, grazie. Col martello devi togliere queste bacchette di legno. Vai. Brava! Ok, adesso ritorniamo a prendere la chiave gialla, che sicuramente servirà ad aprire qualche altra porta. Vai! Ma vai! Mi hai colpito involontariamente! No, fatta apposta! Ma sei stata tu! Mi sono fatta colpire perché ti sono venuta incontro! Ma perché ti sei suicidata? Cioè, praticamente io sono andata vicino a Piggy. Piggy l'ha messo così col martello e io da sola ci ho sbattuto. Ragazzi, io ho cercato di non colpirla, di non fare niente, ma lei ha fatto tutto da sola! Ma sono scema! Ma sei come una carciofina! Ma come ho fatto? Non è stato Piggy a colpirmi, ma sono stata io che mi sono fatta colpire da Piggy. Sofì, adesso che abbiamo capito dove si trovano le chiavi, vogliamo provare a scappare da Piggy, vero? Vai, almeno un tentativo dobbiamo farlo. Eccoci qui. Let's go, ci siamo. Pronti a sconfiggere Piggy? L'unione fa la forza. Sofì, questa volta siamo io e te contro di lui. Mi raccomando, ok? Lui, ma mi raccomando cosa? La storia è sempre la stessa. Ci sono io che sono una carciofina che mi faccio colpire da Piggy, anche involontariamente. E tu, che sei vestito da tigrotto, ma dai, ma per piacere. Ma come? Ma che ci fai essere vestito da tigrotto? Subito. Si è svegliato. Ok, allora, togliti da davanti la porta, perché potrebbe entrare. Bravissima. Lui, quantomeno tu, continua il gioco, perché io sono sicura che farò colpire subito. Certo che continua il gioco, lo so. Tu sei la mia esca. Ok, via. Ti ha già colpito per caso? Non ancora, però so cosa fa. Bravo, però. Ma come? Ma in un secondo. Sono rimasta incastrata nella porta. Io andavo avanti e lei. Sono vivo. Va bene? Sono vivo. Bisogna trovare la chiave. La chiave, eccola qua. Prendi la chiave. Lui, prendi la chiave. Non ti baccare, però. È arrivato. È arrivato? Sì, ma non so come seminarlo. Perché adesso, se io provo ad aprire una porta, lui sicuramente arriverà arrabbiatissimo e mi colpirà. Vai, lui, corri, io ti vedo. Sono un fantasma. Anche se voi non mi vedete. Ok, apro la porta. Aperta la porta. Ho aperto la porta, ma scappo. Apriti qui. No, dai, si è mancato. Sei pronto? No, non sono pronto. Mi sta per colpire. Ah, c'è la chiave viola. Ma dove sei questa chiave viola? Non ho mai visto il lucchetto viola, non saprei dirti. Sì, vabbè, ma Piggy. Oh, wow, c'ho la super velocità. Dai, sì, grande. Bravissimo. Ma che l'ho seminato. Ho seminato Piggy. Non ci credo. Ho seminato Piggy. Devo prendere la chiave rossa, Bravissimo, bravo lui. Il lucchetto rosso era sopra, al secondo piano. Ok, arrivo, dai. Dobbiamo salire. E intanto io proprio letteralmente ho seminato Piggy. Sono veramente felice. Sì, lui, ma non hai ansia? Dov'è? Ansia? Io non lo vedo. C'ho ansia a mille, altro che c'ho ansia. Ok, qui c'è la chiave verde, cambia, prendi la chiave verde. Piggy è giù, vai. Attento, perché appena scenderà la scale te lo ritroverai di fronte. E vabbè, è finita, guys. Adios, guys. Salute, ciao, bye. Piggy, ti sei buggato per caso? Continua a fare su giù dalle scale. Vabbè, io entro da qua, ciao. No.
Che succede? Che succede? E ce l'ho proprio attaccata alle spalle. Oh my god. Allora, devo uscire fuori, solo che ho bisogno di seminarlo un attimo. Ecco, prendo la super velocità, così va bene, perfetto. Andiamo, 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 andiamo. Oh, che ansia. Ragazzi, questo ciocco ha un livello di ansia che non potete capire. Vai, lui, io faccio la cheerleader. Lui, datemi un L, datemi una U, okay, datemi dai, una dai, I. Dai, 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 dai. Benissimo, apri, apri. Che devo prendere, che devo prendere? Ma cosa ho preso? Le munizioni? Ma che ci devo fare con le munizioni? Non sei, non ti vedo neanch'io. Sì, vabbè, qua c'è un'altra chiave, la chiave marrone. Ma che ci devo fare con la chiave marrone? No, 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 ma perché non c'è il martello qui? Non ci deve essere il martello. Dov'è Piggy? Ma che ne so, Piggy, per secondo caso? Secondo me sarà ancora lì a fare giù dalle scale. E qui? È accanto a me? Oh oh. Allora, mi serve il martello, ma dove lo trovo il martello? Dove lo mello? Il martello era dentro la camera degli attrezzi che era in giardino. E lo so, ma è cambiato qualcosa e adesso non c'è più lì. Ok, forse devo scendere giù in cantina. Mi sono incastrato. No, scendi in cantina, scendi in cantina. Bravo, bravo lui, bravo lui. Ok, questo è bloccato. No, questo è bloccato. Ecco la chiave marrone. Ho trovato dove usare la chiave marrone. Solo che non mi ricordo adesso dov'è la chiave marrone. La chiave marrone non l'abbiamo mai presa. Eh sì, ma era da qualche parte, l'avevo vista. Che questa è la chiave rossa, non ci interessa. Lì dentro c'è la chiave lilla, non ci interessa. Piggy continua a seguirti. Già, lo sento, è proprio il suo fiato sul collo, sento. Sì, ho trovato la chiave marrone, prendila, prendila. Prendila, prendila. Corri, no, corri, no, corri, no, 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 prendila, 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 prendila. Ma perché non la prende? Corri, no. Prendi la chiave! Ragazzi, sto cercando di prenderla, ma non la prende! Prendi, prendi sta chiave! Prendi sta cavolo di chiave! No! E fu così che il nostro lui se ne andò in un'altra vita. Sì, ma io l'avevo trovata la chiave, però non me la faceva prendere! Ti capisco, io muoio sempre a questo gioco. Ma comunque, ragazzi, speriamo che oggi di essere riuscita a fare un sorriso. E noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura! Ciao! Ciao.